lo scambio è ineguale. Lo scambio, la parola in atto. Nessun principio di equazione, di uguaglianza, di equivalenza, nemmeno di equivalenza. Di corrispondenza. Di adeguamento sociale. Ineguale, anomalo, l'anomalia dello scambio è una proprietà della tripartizione del segno, già con la struttura della rimozione, che è la struttura dell'equivoco, la struttura commerciale. Abbiamo esplorato, indagato, letto quanto scrive Marx del commercio, del mercato, delle merci. E la sua ideologia, il suo animismo. L'abbiamo fatto segnatamente in un capitolo dell'affare fiscale. L'equivoco è ciò che della sintassi non può essere interpretato. Funzione di zero non è un meno uno o un almeno uno. Non è tutti tranne uno. È la funzione di rimozione, di rigetto. Parodiando l'uno rimosso funziona come zero adiacente a un altro uno. La rimozione è la funzione. Una contraddizione nell'ineguale dell'equivoco, nella sostituzione. Propria con l'equivoco della sintassi.
equivoco, perciò in nessun modo univoco o polivoco. Pertanto nessuna polisemia che viene postulata su un principio semiologico. E sotto un codice semantico. L'equivoco non si risolve come la menzogna, che è del significante, non si risolve. Il problema è questo. La radice del paradosso, dell'equivoco, è la funzione di emozione. Perciò il problema è sintattico. L'equivoco non si risolve. Il paradosso non si risolve. Come l'emblema è frastico. Anche qui la radice del paradosso, la radice della menzogna e del paradosso è la funzione di uno, la menzogna è inassegnabile e il paradosso è irrisolubile. Ovvero il problema e l'emblema sono strutturali, non sono psichici. Lo psichismo è una superstizione. E come tale un'idiozia. Il problema, dunque, che è sintattico, che è proprio quindi del paradosso dell'equivoco, esige l'umorismo. L'emblema, che è frastico, che è proprio del paradosso della menzogna, esige il motto di spirito.
l'anomalia, l'insufficienza, l'incompletezza. Contraddistinguono ciascun elemento della memoria, della struttura. Marx si richiama all'idea, all'ideale, alla volontà, al rapporto di volontà rispetto allo scambio. Commerciale. In una convertibilità tra l'equivoco e l'erotismo. È una dottrina misterica, una dottrina animista, la dottrina del mercato di Marx. La contraddizione è nella relazione. E non consente la legge del taglione. La contraddizione è della sintassi. Qui il problema, la contraddizione è della frase e qui l'emblema. Abbiamo avuto modo di esplorare quello che assume la forma di un trattamento della contraddizione. Che è un trattamento ontologico. Cioè la contraddizione, per essere trattata, ha bisogno di un riferimento, non del riferimento, ma di un riferimento all'essere, all'ineffabile. Al luogo d'origine,
allo spirito, al soggetto. Tanto che le parole d'ordine, la parola d'ordine delle logie confessionali e professionali è niente contraddizione senza soggetto. La contraddizione è quindi la contraddizione sintattica è il cifrema dell'equivoco, la contraddizione frastica è il cifrema della menzogna. Cioè, l'equivoco, la menzogna e il malinteso non possono essere trattati, non rispondono a una necessità ontologica. Non si possono sottoporre a un telos. La Cole nel seminario undicesimo, ciò che è essenziale è che egli veda, soggetto, egli veda, al di là della significazione, a quale significante, non senso, traumatico, egli, soggetto, è assoggettato. L'assoggettamento. Il soggetto al significante, al nodo, alla catena, il soggetto che si dilegua nell'androgeno circolare trinitario. Viene postulato, a volte ipostatizzato, in ogni caso sostantificato, come con Levinas, ipostatizzato con Sartre, sostantificato con Levinas, ipotizzato, supposto. Ma in definitiva, dopo il trattamento mistico, si dilegua nell'androgeno trinitario, circolare. Si dissolve, è tutt'uno nell'incatenamento, nell'assoggettamento. È il culmine della mistica. Quattro libri si chiamano Veda. Veda è sapere. Quattro libri, il sapere.
il sapere cosmogonico, il sapere cosmico, il sapere rivelato. Serviranno anche per la dottrina brahmanica. Qual è il postulato da cui tutto procede? È l'uno per il solo potere del suo ardore, prese nascita, se ne vede il brano intero. In principio ciò era il primo seme del pensiero, che si mutò in desiderio. L'uno, l'eros, viene chiamato poi da Platone in Grecia, segnatamente nel Simposio da Platone. E nel Fedro, l'uno, l'uno ardente, l'uno come ratio seminalis. E l'uno eros, l'uno desiderio. Eros, Platone e Daimon, e il Daimon non è come in precedenza, nei miti, ciò che sta e che media tra il divino e l'umano, ma è il Daimon. E l'amore celeste, che assume e purifica l'amore umano. La discesa è questa, la catabasi è questa. È lo spirito che si incarna. Lo spirituale è carnale.
porti e ritorno. L'anabasi. Il carnale è spirituale. Dio muore, l'uomo muore, il soggetto muore. La soluzione di Dio, la soluzione dell'uomo, la soluzione del soggetto è la dissoluzione. Nell'amore celeste. Nella salute pubblica significata dalla salute mentale, nella salute dello stato d'origine. Nel simposio, Socrate, Eros, il Daimon, Socrate stesso. Il Daimon di Socrate è Socrate. Questa è l'accettazione mentale della morte. Questa è l'assunzione dell'anoressia come anoressia sostanziale e mentale. Questa è la cicuta. Questo è il calice. Socrate dice, nel simposio, o banchetto, o convivio, che gli oggetti del desiderio e dell'amore, dell'amore e del desiderio, quindi, come su una falsa riga del Rig Veda, del sapere di origine, sono gli oggetti dell'amore, del desiderio, è vero, l'amore è Eros, Eros e desiderio, sono ciò che non si ha, tra virgolette, ciò che non si ha, no, ciò che non si è. Ciò che non si è, anche questo, è ciò di cui si manca. Su con na pa, su con ne pa, su don ton manc. Non c'è cosa che mai possa soddisfare il desiderio. Questo è il disessere, lo manca a essere, lo defo d'essere.
Questa è quella che o Batai, o Sarce, o Merleau-Ponty chiamano o Ricoeur. Ricoeur non vuole usare mai la parola mistica, ma la sua ermeneutica è mistica. Chiamano esperienza interiore. L'esperienza interiore è l'esperienza mistica. E che cos'è la pratica di Lacan? Leggete Melmont. Leggiamo tra poco. La quintessenza della dottrina di Lacan fatta a Vignali. Un'esperienza mistica, cioè l'Elenchos. Che non può costituire un rimedio. Forse un sollievo di trovarsi nel disessere e di non stare più a rivendicare, perché è così. C'est le défaut d'être. Il soggetto si dilegue nell'androgeno circolare trinitario e non rivendichi e non si lamenti. Non rivendichi e non si lamenti. Melmont trae una lezione per lo psicanalista. Curioso. Leggiamo. Non si creda padrone. Non si creda unico. Se ne stia nel dubbio, nel dubbio. Testimoni semplicemente la possibilità di un'esistenza. Riconosca lo statuto del parlessere e che c'è soltanto, e che c'è un difetto di essere per sostenere le jeu de l'inconscient, le jeu. Sa parla, lo jeu.
l'inconscio, diciamo come, tra, come cosa, cosa dice che è l'inconscio, lo vediamo tra poco. Non va analizzato questo, lo, diciamo, lo prendiamo tra poco, va analizzato perché... Allora già per i cerimoniali orfici già il corpo era esecrabile. Esecrabile, esecrabile. Esecrazione. Orfici. Orfici, orfic. Orfè. Un fardello con le sue stigmate, una prigione, una tomba e poi un tempio e poi il luogo. E San Paolo, chi mi libererà da questo corpo che mi vota alla morte? Ancora Esiodo, Esiodo, Eros, tre divinità. Nascono dal caos. Eros. Che Esiodo chiama il più bello degli dei immortali. Gaia, Gea, la terra, e Tartaro, l'inferno, sono i... Le tre divinità nate dal caos, nella cosmogonia di Esiodo. Eros, il più bello degli dei immortali, colui che rompe Rolle Mondre e che nel petto di ogni dio, come di ogni uomo, doma il corpo e il saggio volere. Lo stesso non ignora Parmenide quanto scrive Esiodo, tant'è che definisce Eros il primo di tutti i dei, la divinità che governa ogni cosa, Parmenide, che presiede in tutti i luoghi all'unione dei sessi e al doloroso parto. E che spinge la femmina verso il maschio e il maschio verso la femmina.
Quindi è qui la dicotomia tra l'amore celeste e quella che per Schopenhauer è la volontà naturale. Il daimon, Eros. Volontà di bene. Così nel Fedro, Platone, avanza la necessità ontologica della sublimazione delle pulsioni sessuali. Poi nel Fedro l'uomo iniziato senza posa ai misteri dell'assoluta perfezione, dice Socrate, diventa solo veramente perfetto. Questa perfezione è appunto la l'idealità raggiunta e l'equazione ontologica. È così che Matteo 5,48, siate santi. Matteo dice: no, no, siate perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. La perfezione. E l'ideale mistico. Nell'Antico Testamento, nel Levitico, siate santi perché io sono santo, io, Yahweh, vostro Dio. Cioè la perfezione si chiama dunque santità. La perfezione diventa ideale, quindi diventa il fine.
in sé. Chi comanda questa perfezione è quello che a suo modo Freud chiama esuperia. E comanda con l'imperativo. L'imperativo è godi, ma godi è muori, ti annulli e godi. Il soggetto lacaniano si confronta con nulla per accettare il disessere. Quindi l'eros in definitiva è l'eros dell'uno, è l'eros di Dio. L'agape è questo. La volontà dell'uomo e la volontà di Dio. I pensieri dell'uomo sono i pensieri di Dio. Abbiate in voi i sentimenti di Cristo. San Paolo. Voi siete il corpo di Cristo. Noi abbiamo il pensiero di Cristo. Oltre l'alienazione, pensate di uscire da sé, no? O annullarsi. Il risultato della circolazione è la libertà nell'uno. La libertà nell'unità. È di enorme interesse leggere brani importanti dei mistici, perché espongono in maniera molto precisa ciò che poi le dottrine di Heidegger, Bataille, Sartre, Merleau-Ponty,
o Derrida a loro modo ripropongono. L'uno diviso dall'uno. Eccedente rispetto all'uno. La mancanza dell'uno rispetto all'uno è eccedenza. Non manca di nulla l'uno. Ciascun elemento è intero. Non fa riferimento all'essere, non ha bisogno di essere. L'uno, dunque, certus. Cerno, cerno, certus, crino, certus. Frater. Che diabolus, che frater, quindi certifica filius. Diabolus, la menzogna non si risolve. Sono i 70 che traducono Satana con Diabolus. La traduzione Diabolus. Diabolos. Diabolus. Nessuna economia dell'equivoco, nessuna economia della menzogna, nessuna economia del malinteso. È il principio della memoria elettiva che è il principio di economia della menzogna. E quindi di utilità morale, legale, statale, ontologica della menzogna. La menzogna come proprietà dell'uno viene negata? È attribuita al soggetto. Gli dèi non mentono. Dio non mente. Dio non mente. Ed è Cartesio. Ma
Lacan, Dio è ingannatore, trompeur. E dunque non vale il Dio onesto di Cartesio, ma il Dio ingannatore, trompeur, è ancora il Daimon. L'esperienza demoniaca. Le mitologie sono mitologie, sono dottrine politiche, no? E hanno, assumono un compito ideale. Come guarire dalla memoria. Come guarire dal disturbo della parola. Come guarire dalla parola. Il risultato della pratica mistica che la burocrazia assegna è quello di ridurre al silenzio. Quando il soggetto trattato si è dissolto nella struttura immanente, non parla più, è ridotto al silenzio, e la sottomissione è riuscita. Quella che ha raggiunto la sua finalità, ultima. Ogni pratica gnostica è pratica mistica. La sua azione è il giudizio. Il concetto di crimine è il concetto stesso di giudizio finale. La menzogna, no, l'equivoco, la menzogna, il malinteso. Proprietà della struttura, della memoria come struttura, della memoria come disturbo.
Il buon senso è dato come la punta dell'economia dell'equivoco. Il consenso è dato come la punta dell'economia del malinteso. Del consenso. Scusi, no, della menzogna. Il consenso è dato come punta dell'economia della menzogna. E il senso comune come la punta dell'economia del malinteso. Cioè il giro sintattico, il raggiro plastico, il controgiro pragmatico. Assunti dal modello algebrico e dal modello geometrico. Quella che per Marx è un'animazione, per altri intenzionalità, per altri un modo della volontà, e nella realtà della parola la pulsione. La pulsione equivocante, la pulsione invocante e la pulsione evocante. L'equivocazione risalta dalla funzione di zero per compiersi nella legge, l'invocazione risalta dalla funzione di uno per compiersi nell'etica, l'evocazione risalta dalla funzione di altro per compiersi nella clinica. Non è l'eros lo strumento della proprietà dell'uno, o lo strumento dell'uno, o lo strumento della volontà proprio dell'uno? L'equivocazione. Assegna il debito e la truffa alla legge della parola. L'invocazione assegna il credito e il furto all'etica della parola, e l'evocazione riscontra la violenza e la rapina come l'influenza propria del tempo. Thank you.
nell'intervallo fra il giro sintattico, il raggiro frastico, tra la funzione di rimozione e la funzione di resistenza. Nell'intervallo il silenzio è la dimora dell'altro e il sonno è la soglia del paradiso, cioè della via del malinteso. È l'incubo. L'incubo del paradiso è il gusto. L'incubo è politico, l'incubo è sessuale e serba il sonno. Non risente né della volontà né del desiderio il sonno. Dormire non è morire, nessuna volontà di morte, nessun desiderio di morte, nessun desiderio di dormire, nessuna soddisfazione che sia del desiderio attraverso il sonno. Il sonno non soddisfa il desiderio. Il desiderio è complicare, bisogna un'altra cosa, il bisogno sta proprio lì invece. L'istinto, il desiderio e il bisogno non si definiscono rispetto all'essere, quindi non hanno una definizione ontologica. Non richiedono soddisfazione. La soddisfazione frastica, che è propria della scrittura frastica, non è soddisfazione dell'istinto. La soddisfazione, scusate, sintattica. La soddisfazione frastica, quella che avevo detto prima era sintattica. La soddisfazione sintattica non è soddisfazione dell'istinto. La soddisfazione frastica, che è proprio della scrittura frastica, non è soddisfazione del desiderio. Il desiderio non è rispetto a una mancanza. Quello che continuano a ripetere in tutte le litanie mistiche, liturgiche, drammaturgiche, nelle varie sfaccettature delle logie confessionali e professionali, nei modelli di protezione e di assistenza che sono i modelli dell'altruismo.
cioè i modelli di soppressione dell'altro, trattato quindi come la morte, il nemico, il male, il peccato, l'incesto. L'incubo. Il fare non è reale. L'impresa non è reale. L'incubo. L'evento è effetto del tempo e per via della contingenza, che è la via stessa del malinteso. L'incubo, senza segreto, senza oggetto, senza soggetto. L'incubo, il custode della favola. L'incubo. Ovvero non c'è più terrore, non c'è più panico. L'incubo è l'incubo dell'ospitalità. La sentinella del programma. Il silenzio. Il silenzio di cosa? Il silenzio della cosa stessa. Il silenzio del racconto, il silenzio della poesia, il silenzio del fare. Il silenzio è il cifrema del tempo. Non è il taciturnitatis maleficium. Il monopolio del silenzio è il monopolio dell'omertà, cioè sul principio dell'espulsione dell'altro. Il principio di omertà è il principio dell'altruismo. Tempo dispensa l'evento. L'intolleranza verso l'avvenimento e l'intolleranza anche verso l'evento. Per questa intolleranza, che è l'intolleranza dell'altro, si crea il soggetto. Tutto ciò entro il fantasma di padronanza, che il fantasma di padronanza è crea il soggetto. È la creazione del soggetto.
fantasma della donanza è il fantasma di creazione del soggetto. Fantasma del soggetto e fantasma di creazione del soggetto. L'ignoranza è anche il fantasma dell'intolleranza dell'altro ed è il fantasma quindi dell'ostilità. L'altro soppresso, retranché, espunto, va trattato. E questo è l'altruismo. E questa è l'ideologia dell'aiuto. E questa è la protezione e l'assistenza. E il pathos. Il pathos. Con le passioni, le penitenze, le pazienze, gli stupori, i rispetti, i pudori, il pathos e l'astuzia dell'altruismo. È l'astuzia dello stato sociale. Stato altruista. E quello stato che Hegel definisce in questo modo, è lo stato che non ha nessun dovere superiore a quello di conservare se stesso, di salvare se stesso, di assicurare la salute di se stesso. Il principio del denaro pubblico è il principio della salute pubblica. Cioè della salute dello Stato. Ovvero, la stabilità ha un fondamento genetico, radicale, ereditario. E ogni stabilimento assicura questa statodicea. Roland Barthes, le nom propre, prince des signifiants.
nome, almeno questo. Freud, tra l'altro, come rapporto, il nome non è proprio. Il nome come zero non è proprio, il significante come uno non è proprio, il padre come zero non è proprio, il figlio come uno non è proprio, l'altro non è proprio, nessun elemento è proprio, nessun elemento della parola, ma la proprietà dell'elemento. La proprietà della parola, la proprietà del processo intellettuale, è la proprietà intellettuale, non richiede il soggetto. Non soltanto nessuna appartenenza, nessuna pertinenza, nessuna domesticità, nessun desiderio di ritorno in patria, nessuna volontà di patria, nessuna volontà domestica. Né per il soggetto trascendentale, né per il soggetto scientifico, né per il soggetto brisé, spezzato, scisso, diviso. Fantasma di padronanza, dicevamo, è la fantasma di creazione del soggetto. Fantasma di padronanza, anche in quanto fantasma di morte. Senza matricidio non c'è soggetto. Senza il postulato della morte della materia non c'è soggetto. Senza idealità non c'è soggetto. Senza fantasma materno non c'è soggetto. Questo invischiamento. Nel soggetto e l'invischiamento, appunto, nella mistica propria della mistica circolare, che è circolare. Eros, Daimon, e Askesis. Allora, Askesis. No, askesis è l'ascesi. Eh sì, e l'ascesi, cioè askesis, è esercizio.
ascesis, poi ascesi, no? Esercizio. Esercizio quale? Esercizio ideale, esercizio spirituale, ecco, spirituale. Esercizio mistico. Ma già con Platone, già in Platone l'ascesis. Aristotele poi sistematizzato l'ascesis. Rientra nel canone occidentale l'ascesis. Eh? Canone. E quindi il soggetto, daimon, ascesis. Sach, l'om. In passione inutile. Soggettività, la coscienza di coscienza, la riflessività della coscienza. E ovunque, l'identità. E l'imperativo morale. E poi oggi posso definire come sociale è l'imperativo della coscienza morale sociale. La memoria come disturbo è questa, che l'equivoco. L'equivoco è strutturale, comunque non può, è impossibile dire il falso. Incorre nell'equivoco, nel disturbo. Prova a dire il falso, è lì. Il disturbo, la memoria come disturbo. E la menzogna che è proprio dell'uno. Impossibile mentire. E il malinteso, impossibile barare. E il disturbo. La memoria come disturbo, come sintassi. Ovvero, impossibile dire il falso. Non in base al principio della correttezza, ma impossibile dire il falso in virtù del principio di contraddizione sintattica. Impossibile mentire in principio della contraddizione frastica. Impossibile barare. Perché la madre non si può abolire. Compulsato. I trattati delle varie scuole, circoli, cappelle e armate della linguistica tra il XIX e il XX secolo. Ci sono dimenticati la menzogna. Si sono dimenticati il malinteso, si sono dimenticati l'equivoco. Ah.
si occupano del soggetto, soggetto parlante, parlante senza la parola. Gli psicolinguisti o gli ontolinguisti l'economia della, dell'equivoco, l'economia della menzogna, l'economia del malinteso è sono assicurate dalla, dalla volontà, dall'intenzione. La finalità. Era già, possiamo leggere i vari padri e figli e fratelli della Chiesa e con i nipoti della Chiesa e troviamo questo come se guardate come ognuno di loro alleghi l'equivoco, la menzogna e il malinteso alla volontà, che però per Platone quella del principe è buona. Il nobile equivoco, la nobile menzogna, il nobile malinteso. Epimeleia eautu. In latino? Cura sui. Tempo, se cura sui, allora è affanno, preoccupazione, è studium. Così che l'uomo, il soggetto, poi il soggetto, Dio, l'uomo, il soggetto, si definisce nella cura.
E questo è il cogito di Platone, di Aristotele, di Sant'Agostino. Di Husserl. La cura sua. L'amor sui. Morte di sé, la cura di sé e dell'altro, l'amore di sé e dell'altro, la morte di sé o dell'altro, il disprezzo di sé o dell'altro, il rispetto di sé o dell'altro, la vergogna e il pudore. Appartengono alla coscienza della cura. E la coscienza della cura trascorre coscienza del male. Coscienza del negativo, coscienza anche del nulla, coscienza del peccato, coscienza dell'incesto, coscienza sociale. Lo studium. L'abbandono transitivo, la sottomissione, lo studium. Lo studium, l'uomo definito dal linguaggio, il soggetto costituito dal linguaggio, il soggetto dell'inconscio, lo studium, la cura. Questio, l'osservazio è sempre la cura, la sottomissione, l'osservanza, lo strato si salva conoscendosi e riconoscendosi attraverso l'osservanza da parte dei cittadini. Lo Stato. Stato. Metta 10, 20 maiuscole. Pratica curativa, la pratica penitenziaria, questa ancora è l'osservazio, anche secondo il Malus, qualificato. La cura, e l'esorcismo. Procede dal principio di trasparenza per
definirsi come principio di evidenza e principio di illuminazione. E l'observatio anche come autopsia, la cura anche come autopsia. Coscienza, autocoscienza, autopsia. Autopsia, cioè l'osservazione, la visione con i propri occhi. La cosa vista. L'osservazione oculare. Autopsia e l'osservazione oculare. Oculare, cioè controllata. E oculare, l'ocularità dell'osservazione, è una sua virtù, la virtù appunto dell'esorcismo. Quintessenza della cura dell'epimeleia, epimeleia e autù. E il sacrificio. Fino all'ultimo sangue, fino all'ultimo nemico, fino all'ultimo male. La pratica del sacrificio è la pratica dell'ostilità. E dà il senso di ogni cerimoniale. Queste, cioè adesso dovremmo leggere, e sono molte cose, analizzarle, queste cose che ho solo accennato, lo facciamo qualche riscritto, così poi se voi avete la cortesia, l'amabilità di leggere, potrete rivolgere ulteriori obiezioni. Grazie. Gracias.